Buon pomeriggio e ben trovati in questa prima edizione del TG6, inaugurata questa mattina a Teramo la Casa della Legalità e dell'Ambiente, sede di quattro associazioni del terzo settore, un luogo di cultura che nasce all'interno di un bene confiscato alla criminalità organizzata e affidato dall'autorità giudiziaria al Comune di Teramo. Il servizio di Tania Bonnici Castelli. Inaugurata a Teramo in via Molinari la Casa della Legalità e dell'Ambiente, un luogo da oggi destinato alla cultura, creato all'interno di un bene confiscato alla criminalità organizzata e affidato dall'autorità giudiziaria all'amministrazione comunale teramana. In questo appartamento, dove per anni è vissuto un boss mafioso, hanno trovato casa quattro associazioni di Teramo: ARCI, WWF, GADID, Mountain Wildlife. Non avendo un pianeta B, abbiamo pensato di costruire un piano B, che per noi è un luogo dove ripartire con alcune attività. Nel nostro caso, come ARCI, proprio dopo 12 anni di assenza di una sede provinciale, ma di condividerlo appunto con più soggetti. Quali saranno i vostri progetti? Finalmente riospitiamo e abbiamo l'onore di poter ospitare all'interno di questo spazio il centro di documentazione della Gramigna con più di 2000 volumi della WWF Teramo, che è un modo per appunto avere un'aula studio, diciamo, e di ricerca per giovani universitari e non solo, su temi ambientali locali e anche nazionali. Dopodiché presentazione di libri e soprattutto attività di coprogettazione e coprogrammazione con la pubblica amministrazione, cosa che nella riforma del terzo settore sarà preponderante e fondamentale. Oggi il messaggio più importante che viene fuori dall'inaugurazione di questa Casa della Legalità è proprio il valore straordinario della legalità e soprattutto il messaggio della lotta alla mafia, io direi alla cultura mafiosa, sempre ovunque, perché non dobbiamo commettere l'errore di pensare che la cultura mafiosa appartenga solo ad una zona del paese, a un territorio specifico, geograficamente circoscritto. Dobbiamo combatterlo ovunque e ogni giorno, in tutte le forme in cui si manifesta. E qui ci apriamo alla comunità e soprattutto alle future generazioni, lanciando il messaggio di legalità. La Casa della Legalità e dell'Ambiente di Teramo è solo il primo esempio di beni confiscati, trasformati in luoghi aperti alla comunità. Sul territorio comunale esistono infatti altri spazi appartenuti alla malavita e che saranno presto riconvertiti in strutture sociali. Jelfry Guzman, il 23enne vittima di spari domenica scorsa a Pescara, ieri è stato ascoltato in ospedale dal pubblico ministero. A far visita al giovane cuoco anche i politici cittadini e regionali. Intanto Pecorale, l'uomo arrestato per tentato omicidio, conferma la scelta del rito abbreviato. Giuseppe Dintino. 5 colpi di pistola per il sale sugli arrosticini. Jelfry Rosado Guzman, giovane cuoco del Ristorbar Casa Rustì in centro Pescara, ieri ha incontrato per la prima volta il pubblico ministero Fabiola Rapino, che sta coordinando le indagini insieme al dirigente della mobile Gianluca Di Frischia e ad altri 2 agenti. Il 23enne dal suo letto di ospedale ha raccontato in meno d'un'ora quanto accaduto la scorsa domenica. Un interrogatorio di prassi che mette a fuoco un episodio che è apparso chiaro fin da subito. Vi sono infatti le immagini di videosorveglianza che ben poco spazio lasciano all'immaginazione e la testimonianza di Martina, la collega di Jelfry, che ha assistito a tutta la scena prima di dover ricorrere alle cure mediche per lo shock subito. Un climax ascendente di violenza, rapido e inspiegabile, l'iniziale discussione pacata, la tensione che cresce per la salatura degli arrosticini e forse per i tempi del servizio, il pugno col quale Federico Pecorale ha colpito il cuoco. La collega lì presente si è messa in mezzo per scongiurare la rissa, ma il 29enne di Montesilvano, il residente in Svizzera, ha tirato fuori una pistola di piccolo calibro, l'ha puntata contro Jelfry e ha fatto fuoco. 5 i colpi sparati, di cui 2 mentre il 23enne era già a terra dietro il bancone. Pecorale ha poi rimesso l'arma in tasca e si è allontanato lentamente. Ha preso un taxi sperando di arrivare in Svizzera, ma la fuga si è interrotta sull'A14 nei pressi di Pesaro. Jelfry ieri ha ricevuto la visita del governatore Marco Marsilio, dell'assessore regionale alla sanità Nicoletta Verì, del capogruppo di Fratelli d'Italia alla regione Guerino Testa, del sindaco di Pescara Carlo Masci, del vice Gianni Santilli
e del manager della ASL Vincenzo Ciamponi. Il corteo di politici in realtà era in ospedale per l'inaugurazione di un macchinario di radioterapia. Sono pronto, ha detto il ragazzo ai visitatori, ad affrontare tutte le difficoltà che si dovessero presentare in futuro per il mio recupero. Jelfri infatti non è più in pericolo di vita, ma si teme per l'uso delle gambe. Il proiettile non ha colpito direttamente il midollo spinale, ma gli è andato vicino, causando una contusione su cui gli interventi chirurgici hanno allentato la pressione. Risponde bene e sembra recuperare la sensibilità, dicono i medici. Questo ci fa ben sperare, ma il decorso sarà lunghissimo. Il quadro delle sue condizioni di salute, ad ogni modo, sarà chiaro nelle prossime settimane. E mentre Jelfri è in ospedale a Pescara, vi resterà almeno un'altra settimana, Pecorale è in carcere ad Ancona. La difesa scelta dal suo legale ruota tutta attorno alla perizia psichiatrica per capire, se possibile, cosa possa essere scattato nella mente del 29enne. L'avvocato ha confermato la scelta di procedere per rito abbreviato, tramite cui, saltando la fase del dibattimento, è previsto lo sconto di un terzo della pena. I carabinieri del NAS di Pescara stanno conducendo numerose ispezioni nel settore della ristorazione per garantire agli abruzzesi alimenti sicuri in prossimità dei banchetti di Pasqua. Nell'ultima settimana i controlli a 19 attività fra ristoranti e pasticcerie delle province di Teramo, Pescara e Chieti hanno fatto emergere numerose carenze igienico-sanitarie in tema di autocontrollo. 4 quintali e mezzo di prodotti ittici contenuti in 2 congelatori totalmente privi di informazioni utili alla loro rintracciabilità sono stati trovati in un ristorante della costa teramana. I NAS, di concerto con il personale della ASL, hanno disposto il blocco degli alimenti, sanzioni per 3.000 euro per violazioni al pacchetto igiene. Le sanzioni combinate nel corso dei 19 controlli sono state nel complesso pari a 15.000 euro. La sicurezza alimentare e la tutela della salute saranno al centro dei controlli che i NAS continueranno a condurre durante le festività, in particolare nelle giornate di Pasqua e Pasquetta. E poi ancora, i carabinieri del Comando Provinciale della Marsica hanno concluso le indagini relative alla diffusione del contagio da Covid-19 che lo scorso dicembre ha causato la sospensione dell'attività didattica in presenza del liceo scientifico della città di Avezzano. Denunciati i titolari di un locale nella Marsica che ha ospitato una festa organizzata dai ragazzi della stessa scuola lo scorso 8 dicembre, dopo la quale oltre 40 studenti erano risultati positivi. A questa festa avrebbero aderito circa 400 persone. Al termine degli accertamenti effettuati dai carabinieri del comando provinciale insieme a quelli del NAS di Pescara e del nucleo ispettorato del lavoro dell'Aquila, sarebbe emerso che la sala dove si è tenuta la festa non aveva dimensioni adeguate in relazione al numero dei partecipanti e che non sono state osservate le norme che avrebbero potuto contenere il contagio. È entrato in funzione il nuovo acceleratore lineare nell'unità di radioterapia della ASL di Pescara. Si tratta di un secondo impianto ancora più sofisticato del primo, destinato a potenziare i trattamenti oncologici effettuati dall'azienda sanitaria. Vediamo. Inaugurato ieri pomeriggio all'ospedale di Pescara, il nuovo acceleratore lineare denominato TrueBeam Varian è il secondo che entra in dotazione dell'unità operativa semplice dipartimentale di radioterapia diretta da Pierluigi Bonfili. Un impianto ancora più evoluto tecnologicamente rispetto al primo già presente, poiché ottimizza l'esecuzione di trattamenti oncologici anche in prossimità di organi o strutture potenzialmente a rischio di tossicità, grazie ad un sistema innovativo di monitoraggio del posizionamento del paziente con un lettino robotizzato in grado di muoversi in 6 direzioni e consente, con una particolare tecnica, il trattamento radiochirurgico di più localizzazioni di malattia in sede cerebrale. La presenza ora di 2 acceleratori lineari per la radioterapia consentirà di aumentare il numero di sedute ad alta specialità di una unità operativa che nel solo anno 2021, pur in piena pandemia da Covid, ha effettuato trattamenti, prima in Abruzzo, per 855 pazienti oncologici, dato destinato a salire con l'entrata in funzione da ieri del nuovo acceleratore. L'inaugurazione oggi di questa grande attrezzatura presso il presidio ospedaliero di Pescara non è altro che un momento che fa parte di quella che è tutta la riorganizzazione dell'innovazione tecnologica nella nostra regione. Basti pensare che col PNR avremo la possibilità di investire 30 milioni, di cui 8 proprio in questa ALS. Questa
innovazione è importante e fondamentale, si innesca in un percorso anche di rete. Poi vorrei anche sottolineare che senz'altro questa innovazione tecnologica porterà anche a una riduzione di quell'energia che noi sappiamo inciderà molto da parte del nostro bilancio futuro. In occasione della presentazione del nuovo acceleratore, ieri i vertici di Regione ASL hanno ringraziato tutto il personale coinvolto nelle operazioni che hanno salvato la vita al giovane Jelfri, colpito da alcuni colpi di pistola domenica scorsa in un ristobar di Piazza Salotto, e quindi le squadre di 118, pronto soccorso, chirurgia toracica e vascolare, anestesia, neurochirurgia, blocco operatorio, radiologia e laboratorio analisi. E ora andiamo a Chieti, dove c'è l'accordo per una nuova sede dove riaprire, dopo anni di assenza, il distretto sanitario allo Scalo. Il servizio di Selenia Secondi. Per decongestionare il lavoro del pronto soccorso di Chieti, già oggetto di lamentele da parte dell'utenza che è costretta a fare lunghe file fino a 8-10 ore, un distretto sanitario a Chieti Scalo efficiente potrebbe aiutare, fornendo assistenza primaria da quella specialistica a quella di base. L'accordo con il Comune per l'acquisto da parte della ASL dell'asilo Peter Pan ci sarebbe, un'operazione complessiva per 800.000 euro che dovrebbero essere oggetto di finanziamento del PNRR. Questo sarebbe un primo passo verso lo sviluppo di una sanità territoriale vicina ai cittadini, anche e soprattutto alla luce delle difficoltà che la pandemia ha fatto emergere. Il carico degli ospedali infatti si è dimostrato eccessivo e quasi ingestibile. Il distretto sanitario manca ormai da 2 anni ed è un tema che ancora si deve sviluppare. Ci saranno delle evoluzioni, nel senso che con il PNRR si riuscirà a tamponare in qualche modo, tant'è che c'è già un accordo per cedere il Peter Pan, l'ex asilo Peter Pan, alla ASL nell'ambito delle case della salute, però comunque Chieti Scalo ha bisogno di un distretto sanitario, questo anche per fare in modo che la medicina territoriale sia organizzata e si evitino le file a pronto soccorso e si intasi l'ospedale in qualche modo. Per questo il Comune è a disposizione della ASL per i futuri passaggi dell'intesa, che dovrebbe concludersi nel giro di un paio di mesi. Allora, ci vogliono risorse, c'è bisogno di maggior dialogo tra la ASL, il Comune e anche tutte quelle realtà associative e soprattutto le associazioni di malati che conoscono i problemi principali. In qualche modo però questo tavolo deve essere promosso dalla ASL, perché la ASL è titolare di tutto ciò che riguarda la sanità. Noi siamo a disposizione come Comune di Chieti per portare le nostre istanze, anche perché abbiamo il polso della situazione e del territorio. Ieri all'Aquila è stato presentato l'intero fronte che sostiene la ricandidatura del sindaco uscente Pierluigi Biondi. Oltre a quelli di centrodestra, nella coalizione entrano altri partiti e movimenti civici. Vediamo. Nei giorni scorsi è tornato a riunirsi il tavolo di centrodestra per fare il punto sulle prossime elezioni comunali dell'Aquila, in programma il 12 giugno, con possibile secondo turno il 26. Al centro dei lavori lo stato di avanzamento di stesura del programma e la composizione delle liste in appoggio a Pierluigi Biondi, sindaco uscente del capoluogo abruzzese, in campo in cerca del bis. Definita la compagine, il numero delle forze in campo, un ampio perimetro che include partiti tradizionali e consolidati e forze civiche neonate. Necessario il punto anche alla luce dei nuovi ingressi nella coalizione recentemente annunciati da Biondi, che oltre a Forza Italia, Lega, Fratelli d'Italia, L'Aquila Futura, L'Aquila al Centro e Progetta, potrà contare anche su Noi con l'Italia e Partito Repubblicano Italiano. È stato anche definito il nome della lista civica di riferimento del sindaco. Civici e indipendenti per Biondi Sindaco, che raccoglie l'eredità anche nelle forme e nei colori del simbolo di Benvenuto Presente, che nel 2017 raggruppava un nutrito gruppo di simpatizzanti. È un centrodestra che si allarga ulteriormente rispetto alla compagine di 5 anni fa, è un centrodestra compatto, dal territorio arrivano importanti segnali di unità, perché qui non è mai stata messa in discussione la compattezza della coalizione. Abbiamo molti esponenti importanti politici che oggi verranno a ribadire che è necessario continuare il lavoro fatto in questi 5 anni, siamo molto fiduciosi sull'esito elettorale.
Al momento sono 6 liste, tutte ben strutturate e compatte, non stiamo buttando nell'agone candidati tanto per far correre più gente possibile, stiamo facendo un lavoro ragionato, strutturato, sia di partito e sia a livello civico. All'Aquila il centrodestra è stata una coalizione, a differenza che altrove. Devo dire, il fatto che è stata una coalizione è anche un po' testimoniato dal fatto che noi ci presentiamo col centrodestra, perché noi siamo di centrodestra, ma riteniamo che le coalizioni hanno un senso solo quando hanno un progetto, non quando sono una convenienza elettorale. E all'Aquila c'è stato un percorso difficile, non facile, c'è bisogno di fare un passo in più, ma c'è bisogno di guardare avanti e non di farsi venire il torcicollo e guardare indietro. Saranno 3 le ditte che si occuperanno di mettere in sicurezza le strade del territorio comunale di Montesivano. Si partirà dalle Strisce a ridosso della rotonda che unisce via Verrotti a via Chierini. Importanti novità anche sullo svincolo dell'asse attrezzato. Stefano Recanati. Montesilvano in vista dell'estate inizia il suo restyling su strade con segnaletica nuova ma anche più sicurezza per gli incroci. Il voto dell'approvazione del bilancio che avverrà tra qualche settimana sicuramente rappresenta un momento importante per la vita amministrativa del territorio e subito dopo il bilancio abbiamo cantierato alcuni interventi quali la sistemazione, l'ultimazione del muretto che sul lungomare, una serie di interventi per quello che riguarda appunto le manutenzioni della strada per renderli più agibili ma soprattutto più sicure e anche un intervento su tutto il territorio volto ad assicurare una segnaletica migliore e ben visibile a tutti. Ottavio De Martinis, che ricopre anche il ruolo di presidente della provincia, annuncia che l'ente tramite il PNRR ha presentato un progetto di circa 70 milioni di euro che prevede la realizzazione della seconda canna della galleria sulla statale 714 e di un nuovo svincolo verso Cappelle sul Tavo. A tal proposito, anche come in qualità di presidente della provincia, mi piace ricordare quanto l'ente che rappresento ha presentato dei progetti che saranno molto molto importanti qualora accolti per tutto il territorio, non solo montesilvanese, quali ad esempio il raddoppio della canna della Pianacce riguardo all'asse attrezzato e anche altri interventi molto molto importanti. Troppa famiglia, il nuovo film dell'attore e regista abruzzese Pierluigi Di Lallo che è stato accolto con favore dal pubblico dopo l'anteprima al cinema Chuck City di Lanciano. Vediamo. Anteprima tutta abruzzese per il nuovo film del regista frentano Pierluigi Di Lallo. Troppa famiglia è stato girato a Rapino, in provincia di Chieti, durante il lockdown e racconta la storia di una famiglia allargata che dopo un inizio apparentemente sereno porterà a galla le ipocrisie e il cinismo della generazione dei quarantenni che in questo caso puntano all'eredità dei genitori. Un cast d'eccezione per l'ultima fatica di Di Lallo, oltre alla ex Miss Italia Daniela Giordano nel ruolo di Felicetta, la nonna. In scena anche Ricky Memphis, Rocío Muñez Morales, Riccardo Graziosi, Antonello Fassari, la lucana Claudia Potenza, Alessandro Tiberi, Katie Folletti e Pietro Santercole. Un film made in Abruzzo che ha messo anche in luce tanti posti abruzzesi, dalla costa dei Trabocchi fino alle zone interne. Quanto hai creduto in questo film? Beh, abbiamo, perché lei è anche sceneggiatrice insieme a Riccardo, abbiamo proprio ponderato il racconto su questo piccolo paese e volevamo toccare un cinismo che c'è nelle famiglie, quindi ci giriamo intorno. In una chiave, non dico proprio commedia, però con una grande leggerezza, ma a toccare un punto fondamentale. E non so se ci siamo riusciti, il pubblico ci ha applaudito, quindi sì, spero di sì. Quanto è stato difficile girare in epoca di pandemia? Allora, è stata sicuramente un'impresa molto molto complessa, complessa per le condizioni in cui lavoravamo, per la tenuta psichica, anche perché quello era un periodo in cui il Covid faceva veramente terrore. Un'esperienza difficile anche perché ha recitato in dialetto abruzzese. Sì, mi sono veramente avventurata, io devo dire che ho questa grande passione per i dialetti, per le lingue, mi piace la musica, sono una cantante.
e devo dire che quando ho pensato che Felicetta era un po' così, doveva avere un po' di accento abruzzese. Terzo film per Luigi Di Lallo, nuova esperienza in Abruzzo, questa volta che cosa hai scoperto di nuovo dell'Abruzzo? Ho scoperto un paesino dove abbiamo girato, che è paesino piccolino, che era Pino, fa anche rima, e quindi piano piano scopri tutti questi piccoli paesi, questi borghi, queste realtà, dove che cosa c'è di in comune, no? C'è questa, diciamo, questa un modo di pensare, no? L'Abruzzo chiuso, le montagne, quindi, perché ovviamente prima le strade per arrivare era difficile, quindi i montanari abruzzesi, che in realtà però nel momento in cui si fidano ti aprono le porte. Cos'è successo a Rapino? Cosa ti è rimasto dentro dell'Abruzzo? L'Abruzzo, guarda, te lo dico subito, è l'odore della montagna e il profumo del mare. Una targa ricordo e una felpa con i loghi rappresentativi dell'Abruzzo e di Montesilvano. Così l'amministrazione comunale ha voluto premiare il nuovo astro nascente del nuoto, Valentina Procaccini. Vediamo il servizio. A 4 per il circolo Calottiera Aghiene se la giudica Valentina Procaccini con 1.58.37, record della manifestazione. Ha solo 14 anni, ma Valentina Procaccini fa già parlare di sé nei campionati giovanili. La nuotatrice montesilvanese DOC, tesserata con il circolo Canottieri Aniene, qualche giorno fa ai Critaria Giovanile di Riccione si è aggiudicata la medaglia d'oro nei 200 stile libero, fermando il cronometro sull'1.58.37, stabilendo così un nuovo record italiano. Questo è anche il quinto tempo nel ranking europeo nella sua categoria. Sono onorata e molto emozionata di ricevere questa cosa. La volontà di fare nuoto come è nata? Facevo triathlon e ho iniziato a fare degli allenamenti di nuoto e quindi da lì ho fatto solo nuoto. Non sono le uniche medaglie per lei al Critaria. L'atleta abruzzese si è imposta anche nei 100, 400 e 800 stile libero. Più recente invece è la medaglia di bronzo conquistata ai campionati italiani assoluti primaverili nella staffetta 4x200 stile libero in squadra insieme alla campionessa Simona Quadarella. Talento naturale in vasca, ha come sogno nel cassetto le Olimpiadi. La prossima rassegna a 5 cerchi ci sarà nel 2024. Chissà se Valentina riuscirà a coronare il suo sogno a 16 anni, proprio come il suo idolo Federica Pellegrini. Ci sono tante nuotatrici come Federica Pellegrini, Simona Quadarella, che mi ispirano. Il comune di Montesilvano, per complimentarsi dei risultati finora ottenuti, ha voluto omaggiarla con una targa. Questa volta ci troviamo di fronte veramente ad un profilo assolutamente straordinario. E quello che sta facendo Valentina è qualcosa di davvero molto importante. È prematuro adesso per fare paragoni e lanciarci troppo più in là con le previsioni, però è bello ed importante intanto già festeggiare quello che questa ragazza ha ottenuto di davvero davvero prezioso. Un talento così potrebbe essere da stimolo per il comune, magari in futuro, anche con l'aiuto di altri comuni limitrofi, organizzare una gara importante magari con lei protagonista. E oggi siamo qui presenti, ci sono io, cioè il presidente della provincia, sindaco Ottavio De Martinis, il presidente del Consiglio regionale, il presidente del CONI, quindi è anche un'opportunità per poter discutere di questa cosa. Diversamente la struttura delle Naeri è certamente idonea e opportuna per poter ospitare competizioni di questo tipo, perché no? E siamo allo sport. Il Pescara espugna Pistoia 1-3 con le reti di Dursi, Ferrari e Illanes, scavalca l'Entella al quarto posto. I biancazzurri possono ancora sperare nella terza piazza. Il servizio di Paolo Renzetti. Funziona la cura Zauri con il Pescara che passa al Melani di Pistoia per 3-1, conquistando il secondo successo con il tecnico Di Pescina in panchina. Vittoria che vale il quarto posto ma anche la speranza della terza piazza e una bella iniezione di fiducia in vista dei playoff dopo l'ultima con l'Imolese. Delfino cinico e con un Ferrari che continua a dimostrarsi grande bomber. In terra toscana Pescara con il 4-3-3, assenti Zappella, Dirisio, Di Gennaro e Chiarella, Arancione
Regioni di Alessandrini in campo con gli ex Bocic e Di Massimo in attacco. Nella tiepida serata toscana si parte a buoni ritmi con al primo il cross di Martina con Di Massimo e Bocic che in area arrivano in ritardo all'appuntamento con il pallone. Al 12esimo occasione potenziale per il Delfino, ma Clemenza dal limite manda il pallone in curva. Al 13esimo risposta Arancione con la punizione di Di Massimo parata da Sorrentino. Al 16esimo punizione ancora di Di Massimo e palla che buca la barriera e finisce in rete con il fischio dell'arbitro, che però aveva ravvisato un'azione fallosa in area di rigore di un giocatore arancione. Gol annullato e punteggio che resta sullo 0-0. I padroni di casa al 18esimo chiedono un rigore dopo un contatto in area del Pescara fra Drudi e Bocic con Arace di Lugo di Romagna che lascia proseguire con i due ex compagni che non se le mandano a dire. Gara molto nervosa con attacchi dall'una e dall'altra parte e con i biancazzurri che al 21esimo trovano l'1-0 con un eurogol di Dursi che dai 30 metri mette la palla all'incrocio dove Seculin non può arrivare. Cinica la squadra di Zauri che alla prima conclusione vera in porta trova il colpo grosso per l'esultanza dei tifosi pescaresi presenti nel settore ospiti. Festeggiato dai compagni l'ex barese rinvigorito dalla cura Zauri. Il tecnico della Pistoiese dall'altra parte contesta le decisioni del fischietto romagnolo e viene ammonito dal direttore di gara. Alla mezz'ora Di Massimo molto dinamico ci prova dal limite e sfiora il palo con una conclusione che fa correre i brividi a Sorrentino. Al 37esimo Bocic pericoloso in area abruzzese con la palla però calciata male fra le braccia di Sorrentino, che però poi al 38esimo non può nulla su Moretti che tocca la palla per ultimo con la sfera che finisce alle spalle dell'estremo abruzzese. Parità al Melani con la gara vibrante e al 41esimo il tiro a fil di traversa di Pontisso. Al 44esimo però il Pescara fa di nuovo male alla squadra di casa con il cross di Clemenza e l'incornata vincente di Ferrari che a due passi dalla linea di porta fa 2-1 segnando la 17esima rete stagionale. Gol dell'ex per l'attaccante pescarese, anche lui festeggiato dai compagni. Nella ripresa in campo per il Pescara Ceglianes al posto di Erardi, anche ammonito, è proprio l'ex avellinese su cross di Clemenza sul filo del fuorigioco, poco dopo segna il gol del 3-1, prima rete in stagione per il difensore pescarese, con il Delfino che ora vede il match più in discesa. Nella Pistoiese Alessandrini manda in campo l'ex teramano Pinzauti per Mezzoni con gli arancioni ora a trazione anteriore e con il 4-3-3 che però non regala problemi al Pescara che porta in porto la gara con grande tranquillità. Arriva la vittoria dopo 3 minuti di recupero e fra 9 giorni nell'ultimo atto della stagione regolare all'Adriatico ci sarà l'Imolese sperando ancora di acciuffare il terzo posto prima di tuffarsi nei playoff. E nonostante la sconfitta di ieri sera ad Ancona per il Teramo arriva la matematica salvezza. Jacopo Forcella. Il sogno dei playoff tale rimarrà, ma non era nei programmi del Teramo che pur uscendo sconfitto dal Del Conero può finalmente festeggiare un altro anno di Lega Pro. Tempo per i bilanci ci sarà, ma pur senza i 45 punti che si era prefissato, il Diavolo avrà l'ultima al Bonolis con la Reggiana come sola e meritata passerella conclusiva. L'avvio dell'Ancona in controtendenza rispetto alle ultime opache uscite, padroni di casa che sfruttano e lo faranno spesso la corsia di destra dove Noce affonda quando vuole. Il traversone al minuto 11 mette in ambasce Kodromaz che respinge male, rimette in gioco Fagioli, ben appostato il tapin dell'attaccante dell'Ancona, sblocca la partita e conferma quanto ci tenga dopo la doppietta dell'andata a farsi rimpiangere dalla sua ex squadra. Sempre Noce al 20esimo con la staffilata dalla distanza prova la via del raddoppio che non arriva, anzi il gol dall'altra parte lo segna il Teramo con Bernardotto, bravo e caparbio a scagliare il diagonale di destro sul primo palo. Avella mette le mani ma non tiene la sfera che regala al centravanti la rete numero 8 in campionato. Gara godibile e col Diavolo tendente a qualche pausa di troppo come quella che si prende Pinto che al 25esimo entra in ritardo su Fagioli innescato dal cross basso di Iannoni e manda Rolfini sul dischetto per il centro numero 17 di un'annata davvero straordinaria. Diavolo che rischia al minuto 32 quando Fagioli scappa da Ziosmanovic, fallo con Lombardo che forse stava rinvenendo e induce Canci di Carrara ad estrarre
solo il giallo, con l'azione viziata da un fallo precedente non fischiato ad Andrea. Guidi lascia negli spogliatoi Rosso, Soprano e Lombardo per Malotti, Jacoponi e Mordini, ma è Del Carro il primo ad aprire le danze con la conclusione che sfiora il palo sinistro di Perucchini. Malotti lo imita a minuto 56 con il sinistro dal limite che esce di un soffio, clamorosa l'opportunità che capita a Pinto poco dopo sugli sviluppi di un corner e con la battuta da terra in posizione giudicata regolare che non inquadra lo specchio. Il resto, incursione di Jacoponi stoppata sull'esterno della rete e conclusione di Rossetti entrato per Fiorani alta, è solo l'attesa per una sconfitta dolce, perché porta in dote l'unico reale e realistico obiettivo di una squadra che pur tra mille onde minacciose arriva al sospirato approdo chiamato salvezza, e in fondo è giusto così. La pallavolo in chiusura, chiusa mestamente la parentesi Ortona. In A3 a breve ci sarà il via ai playoff, se ne parlerà mercoledì 20 alle 20.30 con gara 1 dei quarti di finale tra Abba Pineto e Porto Maggiore, formazione del Ferrarese al Pala Santa Maria. Gara 2 in programma in terra emiliana, domenica 24 alle ore 18, eventuale Bella in Abruzzo giovedì 28, di nuovo alle 20.30. In A2 femminile, domenica di Pasqua lontanissima da casa per l'Altino, che alle 17 giocherà in quel di Modica per la prima di ritorno della pool salvezza. Fermi tutti i campionati di B e quelli regionali. In B2 femminile ieri sera il recupero tra Gada Pescara 3 e Corridogna è finito 0-3. Io vi ricordo l'appuntamento di questa sera slittato, quello di Velò, puntata che non si è fatta ieri sera per lasciare spazio al calcio. Dunque questa sera alle ore 21 torna Velò con la conduzione di Jacopo Forcella e la presenza di Luciano Rabottini. Il TG6 torna con le prossime edizioni alle ore 19 e alle ore 23. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento con i nostri programmi.